Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video haul. Ho fatto alcuni acquistini queste settimane in vista della primavera, anche se in realtà in questo momento sembra estate. Non so se riuscite a sentire gli uccellini che cinguettano perché ho le finestre tutte aperte, fa caldissimo e sta facendo delle giornate da 28-30 gradi, quindi estate, proprio estate, quindi io mi sto già sciogliendo qui davanti alle luci e direi di iniziare subito da alcune cose che ho scelto dal sito Shein. Sono due vestitini che però devo ancora stirare, quindi voi non ci farete caso, io lo so, li ho lavati ma devo ancora stirarli, sono proprio stropicciatissimi. Allora, uno è questo qui. Il primo vestitino è nero con tutti questi pois dorati e sono anche in rilievo, stringe sulla manica e poi si riallarga e è il mio solito vestitino un po' largo sotto, quindi che copre quello che deve coprire, i difettucci. È molto carino, è leggero, peccato per il colore perché sul sito in realtà sembrava un po' più chiaro, sembrava fosse più chiaro e quindi non credevo fosse nero, però vabbè, insomma, magari di sera, di giorno non riesco a indossare il nero, fa troppo caldo perlomeno adesso, quindi magari lo indosserò o più avanti se la primavera dovesse decidere di tornare, quindi temperature un po' più miti, oppure lo potrei indossare anche la sera. Comunque è molto molto carino come vestitino. E un altro vestito che ho scelto, anche questo mi sembrava un filino più chiaro, però va bene, è sempre a sfondo nero, però qui ci sono tutti questi fiorellini. È molto leggero questo vestitino, quindi adatto sicuramente anche per una sera d'estate dove magari non fa molto caldo, c'è un filino di arietta, magari in riva al mare, in riva al lago, e mi piace molto perché appunto ha questa stampa floreale che a me piace sempre moltissimo, soprattutto in estate. Quindi questi sono i primi due vestitini, tutti stropicciati, soprattutto il primo, e adesso passiamo agli acquisti. Vi faccio vedere prima quello che ho acquistato da Zara, ovvero prima tre paia di jeans, perché mi servivano dei jeans, o meglio una cosa che mi sono messa io in testa, ossia di dover andare a cercare dei jeans. Alla fine ne ho trovati tre. Il primo è questo, è proprio semplicissimo, mi piace moltissimo anche il colore perché è abbastanza scuro ma non troppo, ed è proprio semplice semplice. L'unica particolarità sta nello spacchettino laterale e all'interno c'è questa fettuccina di tessuto bianca, rossa e blu, giusto perché sono colori che non mi piacciono e dopo lo vedrete. Questi sono veramente molto carini, vestono bene, mi piacciono molto i jeans di Zara perché sono di un tessuto bello consistente. Qui non so se riuscirete a capire quello che intendo, però è un bel tessuto. Questi costano 29 euro, se non erro 30 euro, e comunque per questa cifra secondo me hanno una bella qualità. A me piacciono moltissimo, vestono bene, mi piace proprio come vestono perché tendono a fasciare bene la silhouette e quindi a mettere in risalto quello che c'è da mettere in risalto, ecco. Poi prossimo paio di jeans, questi hanno ancora l'etichetta perché non li ho ancora messi, sono questi qui, un pochettino più chiari e con qualche strappettino perché a me piacciono i jeans con gli strappi. Anche questi costano 29,95 euro e anche questi hanno le stesse particolarità, quindi è un jeans che veste bene, fascia bene sia le gambe che il fondo schiena, non ha una vita esageratamente alta perché io non riesco a portare quelli a vita proprio altissima, ma neanche quelli a vita bassa bassa, quindi una via di mezzo. E quest'anno da Zara si fa un po' più fatica a trovare i jeans che dico io, quindi una vita media, perché ce ne sono tantissimi, ma veramente tanti, di tutti i colori, di tutti i modelli, a vita alta, ma veramente molto molto alta. È peccato, io non riesco a portarli, vabbè. Prossimo paio di jeans, questo è sempre di un tessuto abbastanza rigidino. Ecco, quando io parlo di tessuto di jeans, dal tessuto consistente intendo che è un po' rigido, e secondo me i jeans fatti in questo modo sono quelli che vestono meglio piuttosto che quelli elasticizzati. Secondo me vestono molto meglio. Questo è sì di un tessuto abbastanza rigido, però al tempo stesso è molto morbido, è forse un pochettino più leggero rispetto agli altri due
quello che vi ho fatto vedere, e è questo qui, di un altro colore ancora, e questo, anche questo è molto semplice, se non che sulla parte finale ha giusto qualche frangettina, perché non ha l'orlo, è molto stretto sulla parte finale e non ha l'orlo, ma semplicemente il tessuto è stato tagliato così e la cosa mi piace molto. Sono tutti abbastanza corti come jeans, o meglio, su di me vestono giusti, non devo fare gli svoltini, non li devo accorciare, e calcolate che io sono abbastanza bassina, quindi non so, secondo me sulle ragazze un po' più alte di me, io sono alta 1,60 m, sulle ragazze più alte 1,70 m a salire, ho paura che questi pantaloni possano risultare un po' troppo corti, ecco, perché su di me arrivano proprio giusti alla caviglia e anche un filino sopra la caviglia, e per me sono perfetti, però non lo so, per chi magari è un pochino più alta questo può essere anche un problema, cosa che per me non è mai stato, perché io di solito li devo accorciare o comunque fare il risvoltino e non ho mai pensato al problema della lunghezza dei pantaloni, ecco. Sempre da Zara ho preso un paio di maglioncini e questi ve li ho già fatti vedere in un video vlog, forse il giorno di Pasqua, probabilmente, mi sa di sì. Comunque, il primo maglioncino è questo qui, rosso, ma di un rosso corallo con la manica corta, è veramente molto bello, è un colore proprio luminoso che richiama un po' forse il colore del mio rossetto, è molto carino, non è troppo pesante, va bene magari per la sera, insomma è carino, va bene per la sera perché adesso fa veramente troppo caldo, l'idea di mettermi questo maglioncino inizio già a sudare, però semplicemente perché quest'anno ci sono delle temperature anomale per questa primavera, ma non dovrebbero durare molto, quindi per la primavera, ma anche per l'autunno o per una sera un po' più freschettina, secondo me va benissimo. E mi sono pentita di non averlo preso anche di un altro colore, ossia di un giallino, una via di mezzo tra un giallo chiaro e un verde chiaro, era molto carino come colore. Sono tornata da Zara e ovviamente non l'ho più trovato, quindi vabbè, io ho preso una S di questo e viene 17,95 €. Non so se ve l'ho detto, dei jeans che avete visto prima costano tutti 30 €. Poi sempre da Zara, altro maglioncino che avete già visto nel vlog, e qui inizia la fase del video haul Jenny passione per le righe, perché adesso vedrete. Comunque, primo maglioncino a righe è questo qui, semplicissimo, questo è un po' più leggerino di quello rosso che vi ho fatto vedere prima, a righe bianche e blu scuro, e sul polsino ha poi queste perline bianche e ha anche una fascettina rossa che mi è piaciuta tantissimo, quindi l'ho preso subito. Questo è una, non so se è una S o una M, e l'ho pagato anche questo su 17-19 €, è molto molto carino, anche questo è veramente carino come maglioncino. Poi sono stata da Stradivarius ben due volte, la prima volta ho preso un maglioncino che avete già visto anche questo nel vlog, ed è questo qui, mi sta piacendo tantissimo, bianco, verde, di questo bel verde bellissimo appunto, e blu scuro, mi piace molto perché veste comodo, però è molto luminoso come maglioncino, per via del bianco, per via del verde, mi piace un po' moltissimo questo abbinamento di colori blu, verde, bianco, che sto ripetendo 300 volte, ma va bene. E questo forse costava sui 20 o 25 €, è di un tessuto diverso rispetto a quelli che vi ho fatto vedere da Zara, che sono molto più morbidi, richiamano quasi il cashmere, ovviamente non sono cashmere, però da quanto sono morbidi richiamano quel tessuto. Questo invece è un po' più rigidino, una via di mezzo tra un maglioncino e una felpina, ecco, è proprio un tessuto diverso, però ovviamente anche questo è perfetto per la primavera, se però non ci sono delle temperature esageratamente alte. Continuiamo Jenny passione per le righe con un altro maglioncino, questo è identico a quello che avete appena visto, però cambia la fantasia. Ho preso anche questo bianco, rosso e blu scuro, perché appunto mi piacciono questi colori, è molto carino anche questo, e adesso vi posso dire che costa 19,99 €, perché non ho ancora tolto l'etichetta, quindi anche quello di prima 19,99 €. Mi piacciono molto questi maglioncini perché sono comodi, sono morbidi, nel senso che cadono morbidi, stanno bene un po' con tutto, però secondo me un jeans abbastanza scuro è la cosa che li fa risaltare di più. Ma guardate che meraviglia,
Ma guardate che bello questo abbinamento di colori, mi piace un sacco. Ultimo maglioncino a righe, qui l'ho preso un pochettino diverso, c'era anche di altri colori, adesso non ricordo, però l'ultimo che ho preso è questo qui. Quindi la parte superiore è gialla e poi ci sono le righe bianche e blu. E in più sul polsino ci sono anche questi tre bottoncini color argento, belli luminosi. È molto bello anche questo, è decisamente più leggero rispetto agli altri due, rispetto anche a quelli di Zara, è proprio sottile sottile. Questo viene 15,99 euro, è una S e se non erro l'ho visto anche rosso, quindi la parte superiore rossa. C'è sempre con il giallo di un altro modello, però forse aveva soltanto o il polsino giallo o la parte finale gialla, adesso non ricordo, però a me è piaciuto questo e alla fine ho preso lui, ero un po' indecisa ma alla fine ho preso lui, ma penso che tornerò da Stradivarius, quando tornerà la primavera tornerò e ho preso quindi ben 4 maglioncini tutti a righe, più ho anche la magliettina, questa l'ho presa l'anno scorso da Zara, perché poi magari me lo chiederete, sì, l'anno scorso da Zara, molto carina, mi sono pentita di non averla presa anche rossa, perché mi sembra di averla vista anche rossa e quindi la mia passione per le righe continua. Detto questo, io penso di avervi fatto vedere tutto, acquisti e non, spero che questo haul primaverile vi sia piaciuto, io vi mando un bacione grandissimo, mua, e alla prossima, ciao!